Siete amanti del poker telesina? Ma vi piace giocare tranquilli, dedicandovi esclusivamente alla strategia di gioco e a studiare gli avversari, senza occuparvi magari neanche per un secondo della correttezza della partita? Benvenuti allora al Casinò della Vallée di Saint-Vincent. Quello che vi aspetta è una vera partita poker tra giocatori, dove il croupier distribuisce le carte e il casinò è il garante della regolarità del gioco. Il poker telesina si gioca con 32 carte. Lo scopo del gioco è semplice: raggiungere il maggior punteggio con 5 carte o far scappare gli altri giocatori in modo da assicurarsi comunque il piatto. Le regole sono poche, ma importanti, e per poterle imparare più facilmente è utile conoscere prima la nomenclatura fondamentale del poker. Dealer, il croupier addetto al tavolo. Cassa o puglia, la cifra che ogni giocatore mette sul tavolo quando si siede per giocare. Resto, la cifra complessiva in fish che ogni giocatore possiede e che deve tenere dinanzi a sé in ogni momento del gioco. Piatto o banco, la cifra che tutti i giocatori puntano in una singola mano. Showdown viene pronunciato dal croupier quando termina la partita e indica il momento in cui si deve girare la propria carta coperta. Vediamo allora qual è la gerarchia dei punti vincenti, dopodiché saremo praticamente pronti per diventare dei veri campioni di poker telesina. Scala reale massima, questo è il punto più alto, 5 carte in sequenza di uno stesso seme, dal 10 all'asso. Quando vi è più di una scala reale massima, il piatto viene diviso. Pareggio. Scala reale di colore, 5 carte in scala di seme uguale. Poker, 4 carte uguali. Colore, 5 carte qualsiasi dello stesso seme. Full, un tris più una coppia. Scala, 5 carte in scala di seme diverso. Tris, 3 carte dello stesso tipo. Doppia coppia, 2 coppie di carte uguali. Coppia, 2 carte uguali. Carta più alta, 5 carte non consecutive che non possono essere combinate in nessun modo. È decisivo il valore delle carte a partire dalla più alta. Se due giocatori realizzano lo stesso punto, vince quello che ha la carta a seguire più alta. Nel caso vi sia assoluta parità, il piatto viene diviso. In questo tipo di poker, nessun seme ha la prevalenza su di un altro. Ora possiamo veramente iniziare a giocare. Simuliamo una partita per renderci conto dell'effettivo svolgimento del gioco. Tutti i giocatori, per poter partecipare alla mano, devono puntare l'invito. A questi, il croupier distribuirà due carte, la prima coperta e la seconda scoperta. Chi avrà la carta più alta sarà il primo a parlare e avrà l'obbligo di aprire il gioco con la somma degli inviti. 30. Tocca poi al primo giocatore a sinistra, che avrà l'opzione di vedere oppure rilanciare, senza però superare il valore del piatto, e così via fino a completare il giro di tutti i giocatori. Se ci sono stati dei rilanci, chi vuole rimanere in gioco deve adeguarsi, integrando la parte di puntata mancante. Il croupier batte il pugno sul tavolo, dichiara chiuse le puntate, brucia una carta e serve a tutti i giocatori rimasti in gioco una terza carta. Parlerà per primo la combinazione o la carta più alta e avrà due possibilità. Fare parole, cioè continuare a giocare senza aprire il gioco, oppure aprire il gioco puntando una cifra che non deve comunque superare il piatto. Il giocatore successivo avrà un'opzione in più, quella di rilanciare. Il tutto si ripeterà con le stesse modalità fino alla quinta carta, dove il rilancio non sarà più limitato al piatto, ma sarà limitato ai resti. Alla chiusura della mano, l'impiegato annuncerà lo showdown e ogni giocatore scoprirà per la prima volta la carta coperta. Il croupier pagherà il giocatore con il punto più alto e tratterrà la cagnotte per il banco. Arrivati alla fine del nostro rapido viaggio nelle regole della telesina, abbiamo capito che giocare a poker è semplice, ma giocare bene può regalare emozioni fortissime e soprattutto grandi vincite. Il segreto per diventare dei campioni è uno solo: allenarsi, allenarsi tanto e allenarsi nel posto giusto.